Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Maggiore facilità di accesso al credito per le cooperative sociali grazie alla nuova legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il testo prevede che non sarà solo più Finpiemonte, la finanziaria della regione, ad erogare i finanziamenti a tasso agevolato tramite il fondo di rotazione. Le cooperative potranno infatti rivolgersi anche ad altri soggetti gestori. Inoltre è stato rimosso il limite dei 50.000 euro per i contributi. Carla Spagnuolo, Popolo della Libertà. Dà la possibilità alla giunta regionale di agire con una maggiore inserimento rispetto alle realtà economiche e sociali che oggi esistono, quindi una possibilità di essere più aderenti alle esigenze di questo settore molto importante. Mino Taricco, Partito Democratico. Le limitazioni che c'erano prima avevano di fatto non permesso alle cooperative sociali di poter utilizzare compiutamente queste risorse. Crediamo che con questo passo si dia un sostegno a un'attività, quella delle cooperative sociali, che sia per i suoi risvolti nei confronti degli utenti che per l'inserimento dei lavoratori in un momento come questo è molto importante. Il Consiglio regionale ha adottato la deliberazione di nomina dei componenti del Comitato regionale di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione. Tra le organizzazioni maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale indicate dal Consiglio regionale del volontariato, l'Assemblea ha individuato Avis regionale Piemonte, Banco alimentare, Associazione Vela e Coordinamento Provinciale Volontari di Protezione Civile della provincia del VCO. Confronto tra le istituzioni a Palazzo Lascaris per trovare soluzione alla crisi nella realtà dei territori di confine italo-francese. Se ne è parlato nel convegno Cooperazione Territoriale e Politiche di Sviluppo dell'Euroregione Alpi e Mediterraneo, promosso dalla Consulta Regionale Europea. L'ente riunisce 5 regioni francesi e italiane: Provenza Alpi Costa Azzurra, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Rodano Alpi, ed è popolato da 17 milioni di abitanti. La Consulta Europea ha avviato il concorso 2012-2013 Diventiamo Cittadini Europei per gli studenti delle scuole superiori del Piemonte. Per preparare l'iniziativa sono organizzate 21 conferenze nelle scuole e il corso di aggiornamento per gli insegnanti, svolto il 15 novembre a Palazzo Lascaris sul tema L'Europa al bivio tra Unione Federale e disgregazione. Creare un consiglio regionale dei ragazzi. Questa la proposta di legge è presentata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Pino Torinese, che ha concluso la fase preparatoria di ragazzi in aula. 6 le proposte di legge presentate dagli studenti, vagliate dalle commissioni. L'evento conclusivo il 7 dicembre nell'aula consiliare di Palazzo Lascaris. Gli studenti simuleranno i lavori dell'assemblea legislativa, presenteranno e voteranno le loro proposte vestendo i panni di consiglieri. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.